Gentili amici di TeleBS, benvenuti a una nuova puntata di Politica Oggi, lo spazio appunto a cura di TeleBS che affronta le tematiche politiche con i protagonisti appunto della politica ad ogni livello. Oggi qui con noi ospite, ringraziamo appunto per la sua disponibilità, l'onorevole Sergio Tancredi, deputato all'ARS del Movimento 5 Stelle. Grazie Sergio appunto per questa disponibilità. Sono giorni convulsi fra finanziaria, diciamo lavori di fine regime, si può dire, visto che insomma ormai la legislatura volge al termine. Beh, intanto ti ringrazio per l'invito che mi avete rivolto. Devo dire che io in tempi non sospetti dissi che la legislatura era terminata, lo dissi a luglio dell'anno passato, ed effettivamente quello che è stato fatto in questi mesi ha confermato questo dato, perché sostanzialmente abbiamo fatto solo quello che era strettamente necessario per mantenere in vita questa regione agonizzante. Questa finanziaria non è andata in una direzione differente, perché sostanzialmente abbiamo fatto quello che era lo stretto indispensabile, non c'è nessuna norma di sviluppo. Forse l'unica cosa che vi può far piacere da quello che viene fuori da questa finanziaria è qualcosa che si sbloccherà qui per la nostra città. Ecco, noi ci arriveremo a questo, però prima vogliamo sapere, è una come questa finanziaria, leggendo anche i titoli oggi dai giornali, ecco, è una finanziaria che non è stata ben accolta soprattutto dalle classi produttive, in primis Confindustria, che insomma ha dato un parere negativo, nonostante invece il Crocetta dichiari appunto dove abbiamo abbassato ancora le tasse per i siciliani. Ecco, dove sta la verità, Tancredi? Allora, la verità sta nel fatto che, per esempio, si sono pubblicizzate in maniera fortissima una quantità di investimenti che dovevano avere una ricaduta immediata sul territorio. Parliamo di diversi miliardi di euro, il patto per il sud e quant'altro. In realtà di queste somme in Sicilia non è arrivato praticamente nulla. Parliamo di meno del 2% di somme impegnate. E ovviamente questo sta determinando un'enorme delusione in chi si aspettava una spinta produttiva reale. Eppure prima del referendum mi sembra che era stata molto propagandata queste somme per il patto per il sud. Io ricordo delle belle riunioni molto partecipate di soggetti politici e governativi che parlavano di un anno, il 2017, che doveva essere di enorme rilancio. Siamo praticamente alle soglie dell'estate, ancora non si è visto nulla, e in finanziaria non si è visto praticamente nulla. Noi adesso stiamo trattando il collegato, che è una parte della finanziaria agganciata, ma parliamo sempre di spiccioli rispetto a quello che sarebbe necessario per far ripartire questa regione. Diciamo che abbiamo vissuto l'ennesima stagione delle promesse non mantenute. Ecco, il tuo parere sulla finanziaria, ecco, qual è una finanziaria appunto che va molto sul nello specifico? Allora, sostanzialmente col nuovo decreto legislativo la finanziaria dovrebbe avere un percorso triennale di previsione di crescita. In realtà noi abbiamo continuato a tamponare delle emergenze, l'ultima è stata quella sui disabili, che ovviamente io mi sono permesso di ricordare al Presidente nel suo discorso in aula, dove perorava questa causa giusta, che oggettivamente quel discorso che stavo facendo avrebbe avuto un senso se fosse stato fatto nei primi 6 mesi di legislatura, un problema nuovo che il nuovo governo andava ad affrontare, non fatto a 6 mesi dalla fine della legislatura. Forse perché c'era un fatto mediatico, no? Soprattutto perché sostanzialmente in questi anni noi abbiamo seguito una serie di emergenze spinte dall'aspetto mediatico e mai si è fatta una programmazione seria. Anche questa finanziaria va in questo solco negativo, ed è normale che chi punta, per esempio gli imprenditori che ovviamente debbono fare programmazione pluriennale, ovviamente si trovano spiazzati, perché di quello che era stato promesso non è arrivato nulla, e adesso la crisi è ancora più incipiente. Perché Da qui Confindustria che ovviamente manifesta non solo le perplessità, ma veramente il fastidio di quello che non si è fatto fino adesso. Cioè, cosa si è fatto? Cioè, lei parlava prima che adesso arrivano i collegati, cioè nel senso che... Beh, il collegato sono tutte quelle norme che non si sono potute inserire direttamente in finanziaria, perché sono norme di carattere più generale, quindi non strettamente finanziario, che quindi con il nuovo decreto legislativo si possono, diciamo, curare in un disegno di legge che viene agganciato, quindi ha sempre peculiarità finanziaria, ma si entra più nello specifico. Parliamo di oltre 80 articoli che cominceremo a discutere martedì prossimo. Credo che sarà un ennesimo,
come dire, scontro all'arma bianca per cercare di dare qualche briciola per tamponare i problemi enormi che ci sono. Alla luce anche di quello che in prospettiva sta accadendo, perché ovviamente non possiamo fare a meno di considerare l'allarme che viene dalle attività produttive, come da qualunque altro mondo che si occupa di servizio o di altro, da quello che viene dal nazionale. Che io ricordo che adesso è uscito il decreto presidenziale che parla per esempio della possibilità che già nelle cose dell'incremento dell'IVA dal 1 gennaio del 2018, che io vedo come un qualcosa di devastante per una regione già in difficoltà come la regione siciliana, ma per l'Italia tutta. Quindi aumenterà l'IVA? Sostanzialmente, se non si troverà con la manovra di bilancio che dovrebbe essere fatta in primavera da questo governo che attualmente finora non è riuscito a dare risposta a livello nazionale, noi dal 1 gennaio 2018 ci ritroveremo l'IVA al 25%. E allora altro che dire no all'aumento dell'IVA? Dirò di più. È previsto nel decreto emanato dal Presidente circa 10 giorni fa che al 1 gennaio 2019 l'IVA salga ulteriormente al 25,4% per poi scendere nel 1 gennaio del 2020 al 24,9%. Cioè sostanzialmente tutte quelle promesse che ci sono state fatte, che il famoso governo Renzi avrebbe dovuto risolvere, far ripartire la finanza e quindi queste sono le clausole di salvaguardia, non sarebbero mai scattate, di fatto siamo arrivati al dunque. E io mi chiedo adesso come faremo noi a supportare e a sopportare questo ulteriore carico che poi sulla fiscalità generale va a impegnare tutti? Soprattutto appunto per quanto riguarda i liberi professionisti, per quanto riguarda quelle classi produttive del ceto medio che ovviamente si troveranno con un maggiore peso a livello di IVA, quindi in posizione fiscale ancora superiore. Diciamo che sostanzialmente la china negativa continua ad essere quella peggiore che si potesse, lo scenario peggiore che si potesse immaginare. Non nascondo di essere molto preoccupato. Ecco, facciamo un bilancio, visto che siamo quasi alla fine, a novembre si voterà, no? Per il 5 novembre. Il 5 novembre. Noi abbiamo fatto una battuta, dopo i morti arriviamo noi. Ecco, ecco, al di là della battuta, anche simpatica, che bilancio possiamo dare su questi 5 anni di Crocetta, del governo Crocetta, 5 anni insomma dove vi erano molte aspettative anche da parte di molti giovani, la rivoluzione crocettiana, ecco, come era stata così dipinta in quell'ottobre del 2012, a oggi cosa è rimasto? Che bilancio lei, che bilancio può fare insomma? Partiamo da un dato drammatico, sì. È ricominciata l'immigrazione giovanile. I nostri giovani sistematicamente emigrano per trovare un futuro. Non solo giovani, da quanto mi risulta. E ultimamente, negli ultimi 2 anni, anche quei soggetti di età un po' più avanzata, che qui non trovano più nessuno spazio. Cioè, noi, dai dati che noi abbiamo, parliamo di una riduzione di spesa corrente nella regione siciliana di oltre il 16% dal 2008 a oggi. Quindi parliamo di una riduzione totale delle possibilità di sviluppo enormi. E questo ovviamente sta avendo una ricaduta spaventosa su quella che è l'occupazione. Già non essere riusciti ad affrontare questo tema è un enorme peso su questo governo. Ma se poi analizzo tutto quello che è stato affrontato... Ma tutto il Job Act, tutte le nuove norme sul lavoro che il governo Renzi ha diciamo varato, tutte queste nuove forme appunto di... Allora, se tu consideri che quando hanno eliminato l'articolo 18 dicendo che noi avremmo avuto un incremento di occupati, perché queste salvaguardie occupazionali venivano eliminate, in realtà nell'anno successivo all'articolo 18 noi abbiamo avuto un incremento di posti di lavoro inferiore a quello dell'anno prima quando c'era l'articolo 18. Ovviamente nel momento in cui sono cessate tutte le agevolazioni questo dato è crollato in maniera spaventosa, ma a livello nazionale. Quindi è stato un palliativo? Ma è stato un flop assoluto, ma ormai è riconosciuto dai numeri. Quindi continuando questo bilancio su Crocetta. Su Crocetta e sul governo regionale non posso... Anche a livello politico, ecco. Allora, sostanzialmente noi non abbiamo affrontato, non abbiamo risolto nessuno dei problemi che attanagliavano questa regione dal 2012 e che erano già presenti. Sono persi 5 anni. Si sono persi totalmente 5 anni in cui non siamo riusciti a risolvere nulla, i problemi sono peggiorati. Interi settori totalmente distrutti, penso per esempio alla formazione professionale che da 2 anni e mezzo non rispetta le sue funzioni che sono costituzionalmente, dovrebbero essere costituzionalmente garantite, e migliaia di famiglie, di soggetti che lavorano in questo settore che sono realmente alla disperazione.
Il lavoro ne abbiamo già parlato, l'industria ha perso enormi punti di PIL. Ecco, Crocetta diceva che doveva agevolare fiscalmente le imprese del nord o anche imprese estere per farle venire a produrre qui in Sicilia. Ecco, ma sostanzialmente di questo non si è visto proprio niente. Oggettivamente non ci risulta. Abbiamo avuto un crollo degli investimenti totali, perché ovviamente una regione che è in enorme difficoltà difficilmente può abbassare le tasse. Se poi tu, nel momento in cui vai a trattare con lo Stato somme che ti spettano, nemmeno le richiedi, anzi, con i due accordi sottoscritti nel 2014 e nel 2016, rinunci anche a tutti i contenziosi che ti avrebbero permesso di avere ulteriori risorse. A quel punto è chiaro che ti sei passato una corda attorno al collo e hai stretto il cappio. Ed è quello che sostanzialmente stiamo vivendo, solo che non se l'è messo il cappio lui, l'ha messo attorno a tutti i siciliani. Ecco, tornando... Poi torneremo a parlare anche delle prossime, appunto, elezioni regionali, capire un attimino come si stanno organizzando, vi state organizzando come Movimento 5 Stelle. Ecco, lei un momento fa, o tu, forse meglio darci del tu, visto che ci conosciamo da sempre quasi. Ecco, Sergio, ecco, tu parlavi di novità per quanto riguarda la città di Mazara in finanziaria. Sì, sostanzialmente, ecco, di che cosa si tratta? Sostanzialmente ho avuto modo di verificare finalmente che il percorso iniziato 3 anni fa relativamente al Porto Canale, perché dobbiamo distinguere riguardo il nostro porto due questioni, quella dell'escavazione e quella dell'illuminazione, che sono due cose che hanno due percorsi totalmente diversi. Forse tu ricorderai che fu una delle prime cose che io affrontai appena eletto. E il percorso ha previsto una serie di adempimenti, quindi la creazione del progetto, la verifica della fattibilità e una successiva ricerca dei fondi per il discorso dell'illuminazione. Il stesso discorso era stato fatto per quello che riguardava l'escavazione, che però, essendo nel capitolato della protezione civile, meno era possibile incidere da parte di noi deputati sia del luogo che a livello regionale. Quindi sostanzialmente adesso siamo arrivati al dunque, perché con questa finanziaria finalmente quelle somme che noi avevamo destinato l'anno passato, se ben ricordo ci fu un emendamento a mia prima firma che destinò 3 milioni di euro per le infrastrutture portuali secondarie, adesso finalmente si darà corso, finalmente, grazie a quelle somme che adesso sono diventate disponibili con questa finanziaria, perché in una prima battuta, visto e considerato che all'epoca, quando noi rimpinguammo con questo stanziamento di bilancio quel capitolo aveva un previsionale di 12.000 euro per tutti i porti siciliani, quindi nel primo anno non fu possibile fare, diciamo, gli importi più grossi, perché l'importo nel porto di Mazara ha un impegno di oltre 1.200.000 euro. E quindi adesso quest'anno, con l'entrata dell'altro milione, quindi del secondo anno, si potrà subito partire con la gara. Io stamattina, per esempio, sono stato tutta la mattinata all'assessorato delle infrastrutture per verificare gli ultimi dettagli. Nel momento in cui andrà in pubblicazione la finanziaria, si sbloccherà, sarà probabilmente la prima opera su questo aspetto che verrà lanciata. Un'opera abbastanza attesa, anche perché riguardiamo i disagi che hanno soprattutto il comparto marittimo mazzarese, il comparto peschereccio, e questi pescherecci che addirittura per un'ordinanza di sicurezza emanata dal comandante della capitania, non possono rientrare durante la notte. Quindi dalle 18 alle 7 del mattino, se arrivano devono rimanere in rada e non possono entrare né uscire, ovviamente. Sembra un luogo dove ci sono i fantasmi, anzi secondo me scappano i fantasmi. Allora, il porto, perché, insomma, io ho sempre sostenuto che dovrebbe essere il cuore pulsante di questa città. Devo dire che il progetto, che all'epoca fu redatto anche in collaborazione con l'ingegnere Pirrone, al quale hanno lavorato anche altri tecnici dell'assessorato, è stato fatto in maniera abbastanza eccellente, devo dire, perché sarà fatta l'illuminazione, sarà prevista la tettoia fotovoltaica con le colonnine di ricarica per la veicolazione elettrica, verrà fatta il perimetrale, il posto di guardia all'ingresso, insomma, comincerà a diventare un porto. Ma 7 anni senza illuminazione del porto di Mazara, il porto della più grande marineria del Mediterraneo, possiamo dire. Sostanzialmente, questa era qualcosa che doveva essere affrontata probabilmente nella programmazione infrastrutturale 2007-2013. Purtroppo all'epoca
non ci fu l'adeguata attenzione, poi ovviamente una struttura che non viene, che non viene manutenzionata prima o poi crolla, come è accaduto poi a metà del 2013. Sono caduti pure i piloni pericolosamente. Oltretutto non c'è neanche un posto di frontiera. Cioè esattamente. Cioè l'obiettivo è cominciare con questo primo progetto, con questo primo straccio, di creare le condizioni per farlo diventare un porto che abbia una valenza di un certo tipo. In un'ottica poi di riprogrammazione di quella che è tutta l'ottica portuale della provincia. Altro tema, purtroppo, e lì è una nota dolente, è quella dell'escavazione. Sì. Io stamattina ho avuto modo di parlare con col commissario di Sesso Idrogeologico. Ecco, è stato chiesto anche al comune di produrre dei documenti. Sostanzialmente sì, c'è questo quest'ultimo step che è ancora tarda ad arrivare. È chiaro che l'impegno di spesa sarà insufficiente per fare un'operazione di un certo tipo. Probabilmente dovremo sperare che a breve arrivino altri fondi per creare il presupposto. Io ne ho parlato con l'assessore, anche con i tecnici. Si spera di avere questi altri 12 milioni di euro per poter fare un'escavazione completa, perché sostanzialmente, anche se dovesse partire adesso, sarebbe un lavoro fatto. È un primo stralcio. È un primo stralcio. Serve più da pista, forse. Che in questo momento è ancora tarda a partire, e ad oggi. L'ingegnere Foti non mi ha saputo dare una data precisa, purtroppo. Quindi, insomma, ancora sul porto di Mazara del Vallo. Sì, diciamo che la foce del porto canale è in estrema, veramente molto, una situazione estremamente grave, che ancora, per tutte le problematiche che noi sappiamo, è pur vero che secondo me questo rimpallo di competenze, di responsabilità, è determinata, secondo il mio parere, dal fatto che nessuno fino ad oggi si vuole prendere la responsabilità di dire dove vanno allocati questi fanghi, perché l'allocazione ottimale dovrebbe essere la colmata, ma ovviamente se il tasso di inquinamento dovesse essere elevato, a quel punto chi darà quest'ordine si espone agli strali della nuova normativa europea. Io questa cosa l'avevo segnalata un paio d'anni fa, perché la normativa europea in ambito di inquinamento ambientale è diventata ancora più restrittiva. E quindi sostanzialmente adesso quelle somme che erano state stanziate all'epoca, che potevano essere sufficienti per fare un buon lavoro, adesso diventano insufficienti alla luce della possibilità, necessità di dover allocare questi fanghi in una posizione differente, quindi con un ulteriore aggravio di costi. Ecco, eppure l'amministrazione comunale, amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cristaldi, in questi anni, insomma, aveva sempre più volte annunciato l'inizio dei lavori, tutto a posto, procedeva tutto bene, ecco. Sostanzialmente ad oggi siamo totalmente fermi, quindi purtroppo mi duole dirlo, ma mi duole dirlo per la città, perché io amo questa città. C'è un coordinamento filiera ittica che sta premendo, perché giustamente, insomma, ma c'è stata anche la presa di posizione del Giornale di Sicilia per l'escavazione. Sì, ha fatto una campagna. Ma sostanzialmente in questo momento ci troviamo a dover affrontare una situazione con dei fondi che sono assolutamente insufficienti. Ma era una cosa che io avevo previsto in tempi abbastanza remoti, perché diverse volte avevo manifestato le mie perplessità in ordine alla quantificazione economica, che ora effettivamente stanno, come dire, presentando il conto. Ecco, e invece parlando della città di Mazara del Vallo, lei ha seguito, tu hai seguito, insomma, gli ultimi anni, le vicende legate appunto allo sviluppo della città, si parla della spiaggia in città, si parla di alcune opere che dovrebbero essere, insomma, tangibili, ecco. Ma ecco, qual è la tua idea su quanto fatto dall'amministrazione? Comprendo che da deputato regionale la tua visione è stata sempre legata un po' al territorio inteso come in generale, però ecco, il legame con la propria città, ecco, il legame con la mia città è ovviamente fortissimo. È chiaro che oggi come oggi riuscire a programmare è estremamente difficile, quindi partiamo da questo dato di fatto. È pur vero che a parer mio si poteva fare qualcosa di più, perché oggettivamente una programmazione più lungimirante, forse in ambito pluriennale, ma parlo di tantissime problematiche, parlo della gestione dei rifiuti, parlo di quello che poteva essere la viabilità, di quello che poteva essere la fruizione turistica, cioè probabilmente si poteva fare qualcosa di più, anche magari cercando la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali.
Io in tempi non sospetti ho sempre manifestato piena disponibilità con chiunque e quindi credo di essermi, come dire, distinto per non essere il classico deputato che spinge da una parte. Ovviamente le difficoltà sono state tante, io comprendo chi amministra, è pur vero che il cittadino si aspetta risposte che in parte non sono arrivate. È vero che la città è diversa rispetto a qualche tempo, a un decennio fa. È pur vero che altre città della provincia hanno fatto enormi passi avanti. Infatti, sono cresciute molto. Sono cresciute molto città. E noi su questo abbiamo un po', come dire, segnato il passo. C'è una città che non ha un piano regolatore, per esempio. Questo per esempio è un grosso problema, non c'è il piano dell'utilizzo del demanio marittimo, sì. Che secondo me è qualcosa che andava fatto in tempo adeguato, anche perché tra l'altro adesso sta creando anche dei problemi. Ci sono dei problemi per quanto riguarda autorizzazioni, concessioni. Esattamente, ci sono una serie che ovviamente sono legate a degli adempimenti che sono di pura pertinenza dell'amministrazione. Io non amo puntare il dito verso nessuno e spero che sempre che domani vada meglio e che tutti ci rimbocchiamo le mani per ottenere qualcosa di migliore da questa città che io, ripeto, io sono innamorato della mia città. Ecco, tornando al discorso, spaziamo un pochettino, tornando invece alle prossime regionali, per molti danno appunto, diciamo, non diciamo certamente, però diciamo che ci danno favorito. Danno favorito il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il prossimo governo regionale. Ecco, questo è un rischio pure, no? Oppure ci sono, insomma, sentite davvero che i siciliani possano darvi quel consenso in modo da guidare la regione? E i rischi che ci possono essere anche. Guardiamo anche le coalizioni che si stanno formando, basti vedere il laboratorio delle amministrative a Palermo per capire, certo, un attimino quali sono gli scenari che si potrebbero poi riproporre a livello regionale, no? Allora io sono convinto che noi vedremo a livello regionale lo scenario esattamente opposto di quello che vedremo a livello nazionale, perché sono convinto che a livello nazionale andranno inscenate questa, chiamiamola, farsa della iperframmentazione, della serie tutti andranno sparsi per poi riunirsi tutti successivamente sotto un'unica grande bandiera, contro di noi ovviamente. Invece in Regione Siciliana, per provare a tamponarci, sono convinto che cercheranno di fare l'enorme coalizione che spazierà dall'estrema destra all'estrema sinistra, proprio per evitare di darci la possibilità di poter governare in maniera compiuta. Io non ti nascondo che noi sentiamo molto la responsabilità, ma siamo consapevoli che abbiamo tutte le opportunità per fare bene. Noi stiamo, è da mesi che lavoriamo sul programma, abbiamo fatto una somma di tutte quelle che sono state le nostre proposte legislative in assemblea, e sono veramente tante quelle proposte da noi deputati, un paio sono mie, ma voglio dire, noi siamo il gruppo parlamentare che ha la produzione legislativa maggiore. E a queste stiamo aggiungendo, ed è un lavoro che stiamo facendo adesso in maniera, come dire, puntuale, tutti quei suggerimenti che ci sono venuti dall'iniziativa dell'IDEI, quelle che abbiamo raccolto nelle piazze per oltre un mese e mezzo, e stiamo facendo quindi sulla base, partendo dalla base di quelle che sono le nostre peculiarità, la nostra idea di Sicilia, una Sicilia sostenibile che abbia una capacità di riscatto enorme, e su questa idea stiamo costruendo un programma che sarà il più puntuale e più particolarizzato possibile. Per esempio, settimana scorsa abbiamo avuto una riunione con quattro luminari per il piano dell'energia, per esempio. E giustamente queste persone mi dicevano: è la prima volta che una forza di opposizione ci interpella per parlare di futuro, ma non a 5, ma parliamo a 15 anni. State già pensando a un candidato per la presidenza della regione? Da molti viene indicato Giancarlo Cancelleri. Allora, in realtà noi stiamo preparando qualcosa che è estremamente interessante sotto il profilo politico, perché il primo passaggio dovrà essere la scelta dei candidati delle liste, che sarà una scelta che avverrà online, a tutti quelli che daranno la disponibilità di essere candidati, che sono degli iscritti e certificati del movimento, potranno dare disponibilità. Quindi ci sarà un percorso in cui tutte queste persone presenteranno il loro curriculum, faranno un video di presentazione, si presenteranno alla gente per quello che sono, per le loro capacità.
Qualcuno ha criticato questo metodo di scelta online, perché poi magari, vedendo il caso di Genova, magari poi interviene magari Grillo. Ma Grillo interviene quando c'è un problema, se il problema non c'è Grillo non interviene mai. In 5 anni, in 4 anni e mezzo di attività parlamentare, Grillo non è mai intervenuto in quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle a livello regionale siciliano. Evidentemente il lavoro che noi abbiamo fatto è stato un lavoro abbastanza di livello e quindi non c'è stato bisogno di nessun tipo di richiamo alcunché. E quindi, dopo il primo passaggio di scelta dei candidati che andranno nelle singole liste, a quel punto, fra tutti i candidati, noi apriremo una nuova, come dire, cernita fra tutti quelli che daranno disponibilità tra questi ad essere candidato presidente, e dopo saranno gli elettori nostri, i nostri candidati, i nostri iscritti certificati a decidere chi sarà il presidente. Quindi se saremo per esempio 10 a dare disponibilità, per esempio io darò disponibilità anche a sostenere questo, perché noi sosteniamo un ruolo, e quindi potrebbe essere io, potrebbe essere Giancarlo, che ovviamente è probabilmente il più accreditato a questo tipo di ragionamento, anche perché credo che sia pronto per sostenere questo ruolo, come anche altri miei colleghi hanno lavorato in maniera adeguata per sostenere questo ruolo. Diciamo che noi siamo una forza politica abbastanza ambiziosa e abbastanza consapevole delle proprie possibilità. Bene, e invece parlando delle amministrative, per esempio a Palermo, il caso per esempio delle firme false nella presentazione delle liste, quel caso che le Iene portarono, questa cosa non ha un pochettino, io non la voglio, non ha abbassato un po' le pretese del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il governo della città di Palermo? Allora, bisogna fare una distinzione, intanto che è una distinzione fondamentale. Tutte le liste a livello amministrativo comunale sono delle liste civiche. Quindi io personalmente, che sono nel movimento praticamente da sempre, non ho mai saputo cosa facevano i ragazzi su Palermo. Quindi ovviamente resto sorpreso da quel problema che si è manifestato. Mi stupisce che sia accaduto. Ovviamente adesso chi si è reso responsabile di quelle situazioni è assolutamente fuori dal movimento, perché noi, a differenza degli altri, quando qualcuno sbaglia, volente o nolente, a prescindere quello che è stato il percorso, è fuori, perché giustamente va al di fuori dei canoni del movimento. Quindi sostanzialmente adesso noi ci ritroviamo ad affrontare la stessa battaglia che abbiamo affrontato nel 2012 su Palermo, con persone totalmente differenti, con un gruppo totalmente nuovo che ha una grande voglia di fare, e siamo convinti di poterci giocare questa partita fino alla fine, fermo restando che anche Palermo è una città che, non so se hai visto le classifiche a livello nazionale, è in fondo a tutte le classifiche di vivibilità. Le proposte alternative a noi sicuramente non sono proposte innovative, perché Orlando sicuramente non è un giovincello della... Ma si presenta appoggiato al PD senza il simbolo del PD. Sì, ma questa è la classica, come dire, il classico giochino, perché ormai i grandi partiti nemmeno hanno la faccia di mettere il loro simbolo e quindi sotto banco sostengono il candidato che gli dà maggiori garanzie. Il paradosso è che Ferrandelli, che fino a poco tempo fa era nel PD, deputato eletto nel PD all'Assemblea regionale, adesso si trova con Forza Italia. Voglio dire, è un paradosso fino a un certo punto, che destra e sinistra hanno sempre, come dire, colloquiato e concordato. Vabbè, questa destra e questa sinistra. Questa destra e questa sinistra. Perché poi, per esempio, Musumeci oppure qualcuno della sinistra più intransigente, ecco, non va a... Ma discutono tutti alla fine, se troveranno la convenienza andranno tutti sotto un'unica bandiera, e quindi io dal mio punto di vista sono molto tranciante, in questo sono molto, come dire, talebano nelle considerazioni, perché è veramente incredibile che soggetti che nella scorsa legislatura, nella scorsa tornata elettorale erano nel centro-sinistra, addirittura esponenti importanti del centro-sinistra, adesso vadano candidati sindaci con sotto l'egida di Forza Italia. Io mi chiedo come possano giustificare a chi li ha sostenuti e a chi li dovrà sostenere, e chi li dovrà sostenere questo cambio di bandiera totale. Beh, e questo è un po', è purtroppo una piaga che si diceva una volta, durante, insomma, qualche decennio fa era stato messo al bando il cosiddetto trasformismo, si era tacciati i trasformismi. Oggi questa parola trasformismo è uscita un po' dal vocabolario, oggi si parla di bisogna adeguarsi, bisogna leggere la realtà al di fuori dalle ideologie. Insomma, personalmente devo dire che
è davvero un malcostume politico, ma anche perché se i cittadini ti danno un mandato. Io penso che sia una questione di dignità. Certo, poi, oltre che di coerenza. Quando pare la sticella della dignità si è molto abbassata. La coerenza questi partiti e questi soggetti politici non ce l'hanno. Noi dal nostro punto di vista siamo stati sempre coerenti al 100% e lo diciamo con orgoglio. Tutto quello che abbiamo promesso che è stato possibile realizzare lo abbiamo realizzato. Continuiamo a mantenere con coerenza quelle posizioni che avevamo assunto. Ecco, una curiosità, l'altro giorno abbiamo avuto qui il suo collega, concittadino, appunto Nicola Lagrutta, il consigliere comunale di Lagrutta, e abbiamo ho fatto questa domanda. In merito alle amministrative che ci saranno adesso nelle città viciniori, quindi Petrosino, Castelvetrano, ecco, e abbiamo notato come il Movimento 5 Stelle non sia presente attraverso una delle proprie candidature per la guida di queste città, ecco, Castelvetrano, un grosso centro, Petrosino, un piccolo centro. Ecco, come mai il Movimento 5 Stelle non è riuscito a esprimere propri rappresentanti? Faccio una distinzione, su Petrosino c'è stata la scelta del gruppo locale, che è un gruppo molto piccolo, di non cimentarsi per problematiche varie. I vari attivisti hanno avuto tutti una serie di problematiche personali sotto il profilo lavorativo, e quindi tu sai meglio di me che l'impegno di una elezione amministrativa è notevole, ti impegna per mesi e mesi prima delle elezioni stesse nella ricerca dei candidati, nella programmazione e quant'altro, e quindi i ragazzi in maniera anche abbastanza coscienziosa e cosciente hanno preferito continuare il loro percorso civico in maniera più dilatata, anche perché noi diciamo sempre che l'obiettivo non è la candidatura, l'obiettivo è mettersi al servizio della collettività, e questo lo puoi fare sia da dentro ma anche da fuori delle istituzioni. Quindi su Petrosino è capitata questa situazione, loro hanno in maniera molto tranquilla manifestato la volontà di non presentare una lista in questa tornata elettorale. Diverso invece il percorso su Castelvetrano. Su Castelvetrano una piazza un po' particolare, sì, c'erano due metà, mi sembra, ci sono la presenza di problemi interni al gruppo ha evidentemente, come dire, lanciato un campanello d'allarme al blog, quindi a Grillo, perché a questo punto, visto e considerato che ancora non è arrivata la certificazione, essendo praticamente scaduti i termini, credo che non arriverà più. E lì quindi il problema è quello che già è accaduto altrove. Quando un gruppo locale non riesce a trovare sintesi, non riesce a essere unito, non riesce a dare, come dire, una risposta univoca a quelle che sono le ideologie del movimento, quindi se non riesce ad essere compatto in un piccolo gruppo, quindi c'è la frammentazione, come puoi pensare di poter governare una città? È la stessa cosa che è accaduta in Sardegna, per esempio. Noi non ci siamo presentati come movimento in Sardegna alle ultime regionali, pur essendo accreditati di oltre il 20%. Grillo, per questo motivo, essendoci litigiosità tra i componenti dei vari gruppi, ha preferito non presentare il simbolo, perché l'obiettivo del movimento è essere a disposizione della collettività, non accaparrarsi una poltrona. E questo credo che sia un passaggio di diversità totale da quello che è la politica tradizionale. Ecco, non presentarsi in alcune amministrative e quindi magari non riportare un risultato a queste amministrative, secondo lei c'è il rischio che possa questo anche essere controproducente per le prossime elezioni regionali? Ma io non credo, perché a parer mio è la manifestazione di una maturità raggiunta. Io preferisco, se devo avere una lista o più liste nei territori che poi devono frammentarsi per difficoltà interne, perché ci sono problematiche interne, meglio non presentarla, meglio non avere nessuno in quel momento nelle istituzioni. Poi nel caso di specie su Castelvetrano noi sappiamo che in questo momento c'è anche un occhio dei commissari relativamente alla situazione, quindi potrebbe anche esserci qualche evento diverso, però in ogni caso la votazione che è stata fatta è indipendente da questo aspetto. Voglio dire, il non presentarsi è secondo me il sintomo di maturità nell'analizzare quelle che sono le dinamiche locali. Ecco, siamo quasi arrivati alla conclusione. Un'ultima domanda, ecco,
Sergio Tancredi, cosa avrebbe voluto fare di più da deputato regionale in questi 5 anni? Qualcosa che magari un rammarico, qualcosa che magari poteva andare meglio, ecco. Allora, ti a dico, servizio ovviamente per il territorio. Ti ovviamente. Dico la verità, sostanzialmente qualche soddisfazione ce la siamo presa. Io personalmente, essendo un deputato del Movimento 5 Stelle che in questo momento ha 3 proposte di legge che poi sono diventate legge, la legge sugli appalti, anche se poi ha avuto un iter travagliato, altre 2 norme sulle cooperative giovanili, quindi le proposte fatte personalmente hanno avuto anche una certa accoglienza, e da deputato dell'opposizione ti posso assicurare che non è per niente facile far passare le tue idee. Mi sarei aspettato dall'altra parte un'attenzione maggiore della serie, ma non tanto a me, io personalmente come singolo deputato, perché devo dire che ho avuto anche la fortuna di poter interloquire un po' con tutti, e devo dire che spesso le mie opinioni e le mie idee sono state anche in parte accolte, però le iniziative che il Movimento aveva proposto a questo governo, che erano delle iniziative molto importanti a livello sistemico e che meritavano un'altra attenzione, sono state messe da parte solo ed esclusivamente per motivi ideologici, no, ma soprattutto per una considerazione di base, che è quella che io non faccio questa cosa perché me la sta proponendo il Movimento, e quindi se si fa, si saprà che è del Movimento, a quel punto non voglio dare un vantaggio al nemico. E questa è una cosa che per me politicamente è inaccettabile, perché noi non ci siamo mai posti il problema anche di dire fate la vostra. Noi possiamo pure nemmeno dirlo che è nostra questo tipo di proposta, e nemmeno in questa maniera sono passate certe nostre iniziative, e questo ti lascia un po' di amaro in bocca, perché ti rendi conto che dall'altra parte c'è una visione miope di quello che è il bene comune, che non c'è la visione del bene comune, c'è la visione di arrivare a un risultato personale. E lo stiamo vedendo anche in questi ultimi tempi, con le manovre di bassa lega politico-elettorale che si stanno facendo, spacciando miliardi di posti di lavoro, reti, questo, l'altro, che francamente... Ecco, parlando, mi viene in mente qualcosa legato alla sanità. Ecco, relativamente alla questione sanità, e in particolare al nuovo rete ospedaliera, allora, nel Trapanese, e in particolare a quello all'ospedale di Mazara del Vallo, che ancora non è aperto. L'ospedale di Mazara. C'è il rischio che si arrivi alla vigilia delle elezioni per... No, io sono convinto che adesso noi avremo un'apertura a singhiozzo con diverse, come dire, inaugurazioni. Cominceremo magari dal pronto soccorso, poi un reparto, un altro reparto. Come dire, una lunga scia di inaugurazioni parziali sulla base di una macro programmazione di una rete ospedaliera che è estremamente sovrannumerare rispetto a quelli che sono i parametri nazionali. Mi spiego. Se il decreto ministeriale 70 che modifica il Balduzzi, che ha dei paletti ben precisi, dà una quantificazione ben precisa anche del numero dei reparti e quant'altro, quello che è stato proposto e che è stato, come dire, imposto in Commissione Sanità nell'arco di un pomeriggio, 165 pagine a 3 da discutere in 4 ore e votare, sfido chiunque a farlo in maniera compiuta, anche a leggerle tutte, pagina a 3 con tutti i dati, e poi scoprire successivamente un cronoprogramma già stabilito con il Ministero che prevede la riduzione di oltre 100 reparti in tutta la Sicilia. Giugno 2018, dicembre 2018. Quindi che tipo di rete ospedaliera stiamo andando a realizzare? Che dovremo probabilmente, no, sicuramente smantellare nell'anno successivo in cui ci sarà una nuova legislatura. Quindi, insomma, fate, lei vuole dire che c'è fate qualcosa... Fate voi le vostre valutazioni. Io lei vuole dire che c'è qualcosa di elettorale in tutto ciò? Questo lo stai dicendo tu, io posso... No, nel senso che magari... semplicemente supporre siccome che è legata all'orizzonte politico... Io sono stato bravo, avevo messo tutto a tutti, anche più di quello che era possibile. Poi sono arrivati questi nuovi e hanno dovuto, perché sono brutti, sporchi e cattivi, tagliare 100 reparti, ma l'avevo già concordato io. Ha il sapore di quasi di una truffa, a parer mio. Siccome penso che sia giusto dirle certe cose, perché la gente comune ovviamente non può andare a leggersi tutte le carte, poi alla fine il risultato che tu vedrai è che Tizio ha messo 20 reparti in un ospedale, Caio per adempiere a degli obblighi presi dal precedente governo ne deve chiudere 3, 4, 5.
e quello diventa il cattivo, perché io rimballo il problema in avanti, perché non lo facevamo adesso nella ospedaliera concreta, sapendo che tutto quello che verrà a cascata dovrà essere messo in atto dal nuovo governo. Sarebbe stato più, come dire, più onesto aspettare e fare in modo che questa cosa venisse affrontata al 100% dal nuovo governo regionale, visto che siamo a meno di 6 mesi dalle elezioni. Insomma, c'è il rischio che la patata bollente venga... Ma sicuramente la patata bollente verrà in mano al futuro governo, qualunque esso sia, saremo noi, sia il centro-destra sia il centro-sinistra. Sicuramente sarà problematico affrontare quello che è già scritto in un cronoprogramma concordato col Ministero. Beh, è inquietante, insomma, la questione, che seguiremo ovviamente. Ecco, siamo arrivati proprio alla fine, abbiamo affrontato varie tematiche e ci ripromettiamo con Sergio Tancredi di affrontarne anche altre, magari di aggiornare quanto appunto detto qui oggi, anche con l'approssimarsi delle prossime, appunto, delle scadenze elettorali. Grazie a Sergio Tancredi e grazie a tutti voi telespettatori di Telebs. Arrivederci a una nuova puntata di Politica Oggi.